Nel libro dei punti, raggruppata insieme alla lavorazione maglia a pieghe classico, ci sono anche dei punti definiti dal manuale di servizio a pieghe aperte o a pieghe aperto, ovvero sono questo tipo di lavorazione che ci permette, utilizzando i tasti TUC, di poter realizzare dei tipi di maglia particolari, dritto, rovescio, non ha importanza, ogni disegno va campionato perché indica, non ha una specifica precisa e quindi vanno campionati tutti i punti. Ho utilizzato questo tipo di schede, queste numerazioni perché? Perché andando nel libro dei punti a prendere la leggenda, io mi sono accorta che il 284, il 286 e il 288 hanno la stessa impostazione di aghi, sullo stesso numero di aghi. Quindi mi trovo più facilitata poi per poter fare tre campionature non dovendo spostare gli aghi. Come procedere? È tutto molto semplice, se partiamo bene, anche qui ci si richiede un minimo di attenzione di partenza. La prima cosa da fare è contare il numero degli aghi di un singolo disegno. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gli aghi, in questo caso 8, formano un unico disegno. Praticamente creano questa situazione. Questa situazione ci porta a poter poi gestire gli aghi sulla macchina, perché se ne mettiamo uno solo, partiamo dal centro, dallo zero della macchina e impostiamo questa misurazione. Quando poi gli aghi, diciamo, i disegni devono essere moltiplicati, li dobbiamo impostare noi. Quindi partiamo, senza dilungarci troppo, dal contare il numero di aghi, e io adotto questo sistema come lo faccio per tante altre situazioni, cioè numero la barra della macchina. Perché? Perché il primo disegno va messo a cavallo 4 maglie a destra, scusate, e 4 a sinistra. Questo è il primo disegno, ma da questo momento in poi dovremo ripeterlo costantemente. Quindi è più semplice, partiamo dal centro e contiamo 2, 4, 6, 8 maglie e le numeriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questo è un disegno. Il seguente verso destra, 2, 4, 6, 8 è questo e numeriamo anche questo e via di seguito. Dalla parte opposta invece, e l'ho mostrato in tanti video nei punti manuali, per questo i punti manuali diventano fondamentali. Da questa parte invece ripartiamo numerando 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quindi ogni disegno, ogni 8 aghi, noi iniziamo la numerazione I, diciamo, all'indietro, mentre da quest'altro lato in avanti. Quindi prima posizioniamo sullo 0. Tiriamo fuori 4 aghi a destra e 4 a sinistra. Quindi dobbiamo avere 8 maglie, come ho mostrato. A questo punto, quando abbiamo sistemate queste, possiamo passare alle successive. Andando verso destra, numeriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fino a coprire tutte le maglie. Verso sinistra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In modo che poi, se lo rileggiamo dall'inizio, non li abbiamo tutti sequenziali, abbiamo suddivisi i disegni. Perché?
Perché adesso sarà semplicissimo togliere gli aghi. Semplicemente basterà sul disegno iniziale sapere quali sono gli aghi che vanno tolti nella numerazione, nel nostro caso 3 e 7. Ci rechiamo quindi sulla situazione numerica della macchina creata da noi. Partiamo dal centro. Questa è una delle regole per gli aghi scartati Brother. Le tre maglie principali, quindi la 4, la 5 e la 6, non lavorano, mentre la 3 e la 7 di numero dobbiamo scartarla. Qui resteranno due maglie e qui invece il disegno è completo. Esattamente come da schema. È come se noi dovessimo lavorare tanti motivi singoli. Qui riparte una maglia, quindi dobbiamo riprodurla su 2, 4, 6, 8 se non vogliamo utilizzare la numerazione. Ma per me che ho numerato è molto semplice. So che la 3 di numero di maglia e la 7 le devo spostare, diventa tutto velocissimo, si perde un attimo nel non mi devo sbagliare, perché basta niente come qui, se ci sbagliamo non succede niente, io sto parlando. Quindi le maglie 3 e 7 in questo caso vengono spostate, la rimetto a posto perché ho sbagliato e adesso mostro senza parlare, così almeno è più semplice per me. Eccomi qua, sposterò sempre la 3 e la 7. La 3, non importa dove l'appoggio, anche se il manuale originale dice di portarlo, e facciamo la prova su questo per far comprendere, in posizione E e riportarlo indietro. Lo fa cadere, ma se io lo faccio cadere ho un bordo, questo mi succede, ovvero mi cammina tutto, quindi non è da utilizzare quel sistema. Onestamente, quindi ora lo rimetto perché chiaramente ho bisogno di far comprendere se ci sbagliamo come fare. In quel caso, se c'è caduta una maglia o quant'altro e non ci piace il sistema, basta prendere l'ondina dietro. Quindi dall'altro lato io ho tutto numerato e ripeto la stessa identica cosa. Il 7, basta stare attenti a non il 3, 7, 3. Ci vuole solo un pizzico di pazienza. Realmente sono 7, come si può notare, alla fine sono 3 aghi scartati. È un ago scartato ogni 3 in lavorazione. A questo punto vado a preparare il computer, accendo, cancello il vecchio numero, imposto 2, 8, 4, che è il numero attuale, step, ancora step, mi dice pronta la lucetta, quindi sono pronta a poter lavorare. Qui io ho sottolineato che noi lavoriamo a disegni singoli. Su questo tipo di lavorazione è come se la macchina leggesse tanti disegni singoli e noi
andiamo a vedere il disegno singolo sul carrello. Contrariamente alla classica lavorazione a tasti tucca che richiedeva KC, qui SM, prendiamo il carrello sempre oltre il segno di lettura, lo portiamo a destra, gli aghi vengono selezionati, premiamo entrambi i tasti tuc e proseguiamo per tutto quello che riguarda la lavorazione senza dover fare altro. La macchina crea il disegno. Chiaramente dove non c'è l'ago è ovvio che va a crearsi il filo più lento ed è questo che lo fa dire aperto, cioè non è raggruppato ma tende ad aprirsi. Sono punti molto sfiziosi per magliettine, canotte estive, diciamo che la sostituzione volendo di un traforato. Diciamo che il libro dei punti riporta per i miei gusti pochi punti, abituata invece ad avere tanti disegni sulle macchine a schede. Questo è quello che succede, e volevo farlo vedere, se l'ago continua a rimanere troppo per più giri, troppo indietro. Quindi è sempre bene portarlo in avanti. Quando abbiamo finito, possiamo fare due scelte ritornando in posizione rasato. Se non ci importa, potremmo tranquillamente passare un giro e poi mettere gli aghi in lavorazione, ma ovviamente con questo sistema si chiude col foretto. Se invece è solo un pezzo magari sul rasato e dobbiamo riprodurre il lavoro, in questo caso prendiamo l'ondina di dietro, come si fa per tutto il resto, però per chi non lo conosce il sistema è questo. Prendiamo e appoggiamo sul lago accanto. Ovviamente così il lavoro verrà, tanto per far capire, qui si crea di nuovo la maglia, qui chiaramente si è creato il foro riprendendo con quel sistema, quindi a noi scegliere. Se non ci importa per qualunque motivo, semplicemente rimettiamo gli aghi in lavoro. Se invece vogliamo quel lavoro pulito, riprendiamo la maglia. Quindi diciamo che tutti i disegni, a riassumere, non richiedono altro che il conteggio, e qui mostro un altro disegno per capirci, per esempio il 285 si nota che è più largo, quindi vanno contate in ogni caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In questo caso il disegno è su 12 maglie, quindi va cambiato chiaramente lo schema se vogliamo utilizzare questo sistema che ho usato io con la numerazione, oppure capire che dobbiamo ripetere sempre sequenzialmente questo su 12 aghi. Però in questo caso, se volessi utilizzare una lavorazione diversa, quindi su 11 aghi, pulisco con un po' di solvente per unghie, comunissimo solvente, niente di che, la barra, non gli succede niente, l'ho raccontato centinaia di volte. Più che diventare più lucida non succede niente. Così ne approfitto anche per pulirmi le mani dall'olio della macchina. E se io ho invece dei soliti 8, 11,
12 per meglio dire, io so che devo partire dal centro 3 e 3, 6, 3 e 3, 6. Quando inizio a numerare, in questo caso posso anche fare un lavoro di questo genere, numerare, non devo sbagliarmi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ho fatto un pastrocchio per andare veloce. Quindi sono le 12 maglie che scartiamo semplicemente come da immagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 9 maglie centrali, quindi restano in lavorazione. La 12 da questo lato la tolgo. Tolgo questa e ne resta una, perché la macchina lavora sempre a numeri dispari. Quindi è chiaro che questo è il disegno completo. Ma mi termina con il punto tolto sulla 12ª maglia. Quindi sembra sciocco, ma se ci vogliamo cimentare in questo tipo di punti, è bene prima farsi uno schema come ho fatto io. È quella perdita di tempo che non è una perdita di tempo, cioè praticamente se dovessi riprendere e mostrare questo, i punti andrebbero letti così, cioè dovremmo scartare in questo caso lago numero 0 e lago numero 12, poi riprendere come dicevo mettendo 1, questo è il singolo disegno, poi possiamo continuare a numerare verso questo lato con 1, 2, 3, 4, 5, 6 eccetera eccetera, mentre da questo lato mettiamo 12, 11, 10, 9, 8 eccetera. Quindi questo ci permette di creare sulla macchina, specialmente quando sono tanti aghi, immediatamente il punto. Mettiamo che vogliamo fare delle righe semplicemente da 20 giri, diventa complicato poi star lì a ricontare un'altra volta. No, è molto più semplice rinumerare 1, 2, 3, 4 eccetera eccetera, 12, 11 e via di seguito, in maniera tale che poi scartare gli aghi sapendo quali togliere è un attimo. Quindi disegnino, conteggio degli aghi, disegnino e andiamo. Ovviamente è affascinante come tecnica. Se inseriamo dei punti nuovi, spero di diventare brava presto, oppure chi è già avanti con il cavetto e il computer sa come gestirlo. L'importante è che le schede si prendano quelle con gli aghi scartati, perché è basilare sapere dove e come fare, ma per il resto è semplicissimo, ricordando che il carrello va su SM, quindi singolo motivo, e a quel punto siamo liberi di provare e sperimentare.